Ciao Morgan, Ciao, bene, grazie. Tu mi fa come piacere. stai? Tutto bene, grazie. Ti rivolgo subito la prima domanda. Se incontrassi un perfetto sconosciuto, come racconteresti il tuo lavoro? Bella domanda iniziale. E dunque, che lavoro con coloro che scrivono o che vogliono iniziare a scrivere, semplicemente, e che questa intenzione di portare loro al loro massimo compimento, cioè a sviluppare le loro potenzialità massime, è ciò che mi ha portato e mi a questo lavoro, al lavoro dell'editor di testo. Dell'editor di testo. Perché appunto è bene sottolineare che essendo una parola mutuata dall'inglese, noi confondiamo spesso l'editor con due figure editoriali interne, una che è il direttore di collana e l'altro che è appunto l'editor che lavora sui testi con lo scrittore. Ecco, il mio lavoro è editor di testo. Perfetto. E come ci sei arrivata? Qual è stato il tuo percorso, Cristina, che ti ha portato? Sì, è stato abbastanza lungo, nel senso che io ho iniziato come traduttrice letteraria, quindi la mia vera specializzazione è stata la traduzione e lo devo proprio a questa forma mentale, a questa, diciamo, educazione, l'essermi poi trovata all'interno di una redazione, quindi iniziando con gli step classici della valutazione di un testo, eccetera, fino a diventarne poi redattrice, che la mia predisposizione era evidente, era proprio quella di dialogare e aiutare lo scrittore a portare proprio a pubblicazione il proprio testo. Quindi è stato un percorso, come penso l'editor debba in qualche modo arrivare lungo, nel senso che l'editor ha bisogno di esperienza editoriale di tutte le parti del testo e della pubblicazione. E poi, rispetto a una predisposizione, sì, io ho preso questa strada proprio perché è stata la strada che è venuta incontro a me più che io sono andata incontro alla strada. E col senno di poi penso che la fortuna, diciamo, di questo incontro la devo proprio all'educazione, come ti dicevo all'inizio, dell'essere stata traduttrice, e cioè della forma proprio di rispetto e di ascolto nei confronti del testo che ho di fronte, e quindi di non voler intervenire a tutti i costi, diciamo, rispetto a una mia opinione sul testo, ma ascoltando e cercando di sviluppare il testo stesso. E se, grazie anche al tuo sguardo un po' internazionale della traduzione, eccetera, per quanto riguarda l'editing, in base alle tue esperienze, come ti sembra che sia il clima in Italia a riguardo? Cioè, mi spiego in altre parole, il mondo dell'editing in Italia ti sembra che sia di qualità? Ti sembra che abbia delle mancanze? Ti sembra rapportato ad altre realtà internazionali che debba ancora, come dire, fare del lavoro sporco per migliorarsi o. Allora, ho un po' di difficoltà a rispondere nettamente a questa domanda perché dipende sempre moltissimo dall'editor di competenza all'interno di una casa editrice, vale a dire quanto si lascia influenzare, quanto deve essere influenzato a volte, suo malgrado, da poi delle direzioni commerciali sul testo. Quindi gli aggiustamenti che spesso si trova a fare non sarebbero quelli che avrebbe voluto lui stesso condurli a quel punto. Perciò è un po', come dire, è molto ampia la risposta. Detto questo, penso che ci sia ancora, come in ogni cosa, tanta strada da fare sullo sviluppo di un testo, sì. Sì, quindi insomma ravvisi poi alla fine che dipenda anche dalla singolarità, nel senso il singolo appunto editor che magari si rapporta con gli scrittori, con gli editori, sente delle necessità e magari un altro editor sente altre necessità. Immagino che sia così, ma in generale, quando ti è capitato magari di andare, facciamo un esempio, al Salone del Libro di Torino per citare i grandi nomi, ci sono degli scambi secondo te con gli editor facilitati o no?
ti dico questo perché? Perché la mia impressione è che ci sia un fortissimo rapporto magari fra scrittori ed editori e che però all'interno di questo rapporto manchino dei pezzi che sono quelli intermedi, cioè gli agenti letterari, gli editor, e siano sempre un po' in sordina, un po' come se fossero nascosti o comunque non presenti come altre figure della filiera. Hai questa impressione anche tu? Eh sì, è un'impressione, ma è proprio così, un po' perché è una domanda che come dire, che spesso mi sono rivolta anche a me stessa, di quanto, come dire, poco emerga anche il nostro lavoro all'interno, diciamo, appunto, di una fiera piuttosto che di un incontro, eccetera. Pensa ai traduttori, per esempio, Cristina. Ma io provengo da lì, quindi sono ipersensibile sulla, diciamo, su ciò che è il lavoro di un traduttore, che forse nella filiera editoriale è il lavoro più complesso, più articolato, insomma, più difficile. E c'è stato fatto tanto per questo, perché, come dire, figure come Susanna Basso, Rossella Bernasconi, eccetera, che sono state le mie iniziali colleghe che ho lasciato, hanno sviluppato il senso di ciò che significa appunto la traduzione, cioè portare quel testo stesso alla lettura nostra, e quanto autoriale sia poi una traduzione rispetto a un'altra. Quindi c'è sempre un'autorialità nei nostri lavori, che sia che appunto sia di un traduttore, ma di un editor piuttosto che di un agente. Cioè, lo sviluppo editoriale e autoriale, secondo me, attiene ad ogni piccola parte di questo mondo complesso e spesso appunto nascosto. Ora, il fatto che figure come l'editor o l'agente spesso siano quasi non citate, si può dire, quindi in questo senso non evidenti, attiene un po' anche al ruolo stesso del lavoro che si fa, che siamo proprio dei backstage, perché diciamo, è lo scrittore colui che viene, insomma, la stella, no? Da far brillare. Questa è un po' l'intenzione di tutto il lavoro che ci sta dietro. E forse anche, come dire, in quel contesto lì lo trovo forse corretto. Ecco, mi piacerebbe che invece ci fossero altri contesti dove non si tocca l'autore, cioè dove non c'è questo momento in cui ruoli come quelli che tu hai detto potessero essere raccontati e spiegati, ai fini anche proprio di sviluppare una consapevolezza che c'è una possibilità di lavoro, che come dire, sono delle carriere disponibili, no? E che come tali andrebbero prese con molta serietà e quindi con studio, con una certa formazione, e non capitati per caso, ecco. Questo è il mio più grande, diciamo, a volte sogno, dico, quello di portare in Italia approfondire questa, come dire, questa competenza soprattutto dell'editor, perché rimane sempre un po' in una linea un po' vaga, un po' quasi individuale, e questo attiene un po' alla, come posso dirti, a un'editoria che è ancora giovane rispetto a certe editorie internazionali, quali quella americana o inglese, insomma, dove è molto più matura, diciamo, la consapevolezza rispetto al ruolo dell'editor. Sì, e a proposito di Stati Uniti, c'è questo grande mito dell'editor statunitense, ci vengono in mente grandi personaggi, grandi nomi, penso al tomone di Max Perkins, insomma, La tutti Bibbia. noi conosciamo quel tipo di letture e ci abbiamo sbattuto la testa, però uscendo dalla mitologia, questi editori molto invasivi statunitensi e invece quelli che non sono statunitensi sembrano meno invasivi. Che idea hai tu dopo questi anni di esperienza? Allora, non, come dire, quando ero più giovane ero più naif in questo senso, e perciò mi arrabbiavo moltissimo rispetto a certe invasioni, appunto, di campo sugli aggiustamenti di un testo.
Mentre l'esperienza mi ha aiutato a comprendere che ci sono due momenti, come dire, proprio nello sviluppo e nel portare a pubblicazione lo stesso testo. Cioè il primo, che è quello che poi è il mio lavoro, dove la libertà creativa si coniuga proprio con una coerenza o una pertinenza di soggetto del tema del romanzo. E lì sta proprio la capacità di dialogo, di ascolto e di competenza, soprattutto dell'editor, portarlo ai massimi livelli, cioè alla massima espansione. Dopodiché, in realtà, il contatto con l'editor di pertinenza interno, quindi con il direttore editoriale in questo caso, dove le letture vengono viste da altri punti di vista, attengono a dei punti di vista che editorialmente hanno una funzione di stampa, di pubblicazione di mercato, e perciò quel testo viene in qualche modo valutato rispetto sempre a un mercato, quindi anche rispetto degli editori, diciamo, di mainstream americano, dove il mercato è davvero immenso. Naturalmente la funzione è proprio quella di portare quella storia, quel romanzo, quel tema a essere in qualche modo apprezzato, quindi esserne in qualche parte empatizzato, no? Con quello che loro considerano in quel momento la sensibilità del mercato. E perciò è lì, come dire, che si stava l'altra parte molto interessante e fondamentale dell'editor, che è quella proprio di fare ponte tra queste due leve. E perciò non la trovo più invasiva, la trovo molto invece a volte più, a volte meno, perché appunto non abbiamo la palla di vetro e quindi non sono sempre, come dire, sono consapevole, tutti siamo consapevoli che si va a tentativi, insomma, non è detto che ciò che ti viene detto sia per forza giusto o che poi avrà il successo sperato. Però ecco, a me quello che interessa è sempre questo tentativo di portare lo stesso testo ad essere ancora più apprezzato nei confronti del mercato, che magari attiene ad avere, come dire, dei punti di vista che mai avrebbero avuto solo chiusi, diciamo, nel rapporto tra me e lo scrittore. Quindi non lo trovo più invasivo, ma lo trovo quasi esplorativo, lo trovo Esplorativo. sì, Io ci interessante. ritrovo molto in quello che dici. Mi emoziona sempre quando, come dire, con il cappello di agente a volte, oppure così solo come consulente in altre, arrivo al punto di portare a lettura, insomma, il compimento al direttore editoriale, il quale naturalmente non solo lo legge come un lettore, ma come un lettore che ha l'influenza del marketing e della direzione commerciale, quindi ovviamente ha una mente, come dire, diversa nella lettura, molto, come posso dirti, funzionale a queste. Funzionale. Per me ogni volta è una sorpresa vedere che tipo di approcci, che tipo di suggerimenti. In questo caso si chiama appunto micro editing, e cioè dove vai proprio ad aggiustarlo nei termini funzionali del mercato. Sì. Ed è una parte interessante anche quella, quindi non la vivo più come invasione, ma come grande possibilità che quel testo possa camminare anche su autostrade, non solo sulla strada che abbiamo dato all'inizio. Sì, e avrai lavorato con decine e decine di scrittori. C'è un aneddoto che ti va di raccontare? Grande, Dicevo, dimmi. c'è un aneddoto che ti va di raccontare che ti ha molto colpito, emozionato, anche senza nominare necessariamente lo scrittore o la scrittrice, non è questo importante. Ma allora ce ne sono tantissimi, ma forse vado all'inizio, che allora è forse la cosa più tenera e più emozionante. Ricordo che come ho iniziato a rendermi consapevole che era la mia strada, guarda, mi vengono i brividi mentre te ne Bello. parlo ancora perché le sto ricordando. E ero su questo testo ed era in revisione finale, quindi all'epoca ero redattrice, caporedattrice di una piccola ma molto
fertile casa editrice Sì. napoletana. E mi diedero appunto anche la revisione finale, era un classico ed era un testo perfetto perché noi lavoravamo per le major ed era un testo che andava portato, facevamo il lavoro sporco per le major ed era perfetto, era proprio da, insomma, da dare il visto sui stampi, che era il mio ruolo in quell'epoca. E ricordo che proprio c'era un. Hai presente la principessa sul pisello? C'era qualcosa all'inizio, proprio mi stonava, una nota stonata, ma nel testo. Ed ero assolutamente in crisi perché la compagine, come dire, era piuttosto, insomma, di esperienza, io ero, insomma, ero ancora nei primi anni, diciamo. Però prima proprio così non, insomma, lo dissi, dicevo, ma qui c'è questo punto che non. Qualcosa che E ricordo di aver ricevuto questa telefonata di cui non fa comunque di Parazzoli, all'epoca era l'eminenza grigia della Mondadori, solo la grande quercia per me, con la voce un po' già era grande, un po' autorevole, mi disse: guardi, è perfetto, quindi lei veramente è predisposta. Ecco, ricordo queste parole perché fu veramente con, poi non dico il nome dello scrittore perché non mi per sembra, eleganza. sì, non mi sembra corretto, e comunque anche lo scrittore rimase molto colpito da questa, diciamo, sensibilità, da questo orecchio. E devo dire che è stato il momento forse più iniziale, molto emozionante, perché mi sono finalmente resa conto che era la mia strada. Della Quindi, potenzialità. Sono momenti molto belli, ti capisco. sì, è proprio forse. Non so perché ti ho raccontato questo, ma forse perché ce ne sono tantissimi, come penso li avrai anche tu, ce ne sono sempre quasi. Cioè, con ogni volta che mi metto a lavorare ce ne sono tantissimi da raccontare, quindi questo è solo, forse mi è venuto in mente l'inizio perché dà giustizia a tutti gli altri, insomma. Certo. Ti faccio un'ultima domanda, che sembra non c'entri assolutamente nulla con quello di cui abbiamo parlato. Come ti immagini fra 10 anni? Cosa mi Una immagino? giornata tipo fra 10 anni, come la vorresti? Guarda, la vorrei innanzitutto, forse perché in questo periodo ci sto pensando tanto, mi piacerebbe essere non da sola con lo scrittore, ma mi piacerebbe essere in un ambito in cui ci sono tanti editor come me, che lavoriamo con appunto alcuni scrittori, con gli scrittori in una dimensione più connessa, interdisciplinare, perché credo che anche l'esperienza con alcuni miei colleghi sullo stesso testo, come quella che abbiamo vissuto anche insomma alla scuola Palomar, sia assolutamente una strada, come dire, che ci apre anche la mente, insomma, e l'apre anche al testo. Sì, proprio mi piacerebbe così, mi piacerebbe essere in un contesto più collettivo rispetto che questa individualità che vivo tutti i giorni, insomma, con lo scrittore. Bello, direi molto bello. Cristina, ti ringrazio e buona giornata. Grazie a te, buona giornata. Ciao.